Yamaha presenta la sua gamma completa, però in attesa del grande rinnovamento che sappiamo è in atto e che però sarà pronto forse per il prossimo anno. Però la gamma è una delle più complete del mondo. Allora, parlando della gamma di oggi, credo che sì, girandosi intorno si vede, ci sono moto importanti in ogni segmento, copriamo qualunque esigenza del consumatore, dall'Icona T-Max all'FJR 1300 rinnovata che c'è qui vicino a noi. Poi al centro dello stand vedi già un pezzo di futuro, perché quel motore 3 cilindri per noi è una delle pietre miliari su cui stiamo pensando il futuro. È un motore che equipaggerà più di una moto ed è un motore che avrà molto da dire, ma di quello magari parliamo dopo, perché abbiamo moto già pronte e finite da guidare. È una novità particolare per il mondo delle due ruote, secondo me. Poi sarà anche un discorso che le altre case dovranno affrontare, perché il futuro, come è stato nelle auto dove c'è stata la rivoluzione totale con il cambio servo assistito o elettroattuato, anche nelle moto potrebbe arrivare. Avete avuto controindicazioni a livello di peso, a livello di... In questo momento l'unica controindicazione è il costo del sistema. Stiamo lavorando per renderlo meno costoso, perché il futuro di questi sistemi probabilmente è su moto entry level, quindi in questo caso è dedicato ovviamente a un pubblico più esperto, e il cambio servo assistito funziona insieme alle sospensioni elettroniche, quindi viene messo in pacchetto su questa versione top che abbiamo qui con noi. Probabilmente guardando il futuro su moto entry, diciamo 600, sotto i 7.000 euro, potrebbe trovare la sua collocazione perfetta.